Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Angela D'Avanzo, sono di Andria, sono insegnante della scuola di moda. Il mio motto è quello di volere e potere. La forza di volontà supera ogni ostacolo. Angela, benvenuta al nostro programma. Grazie. Abbiamo letto dal sito del progetto Policoro che ti occupi, mi ha colpito questa espressione, di taglio e cucito. Mi colpiva perché era la vecchia attività che una volta si svolgeva negli oratori, quando si cercava di fare avviamento professionale e soprattutto alle donne si insegnava l'arte della sartoria. Quindi è un'attività che non è tramontata. No, non è tramontata, anzi attualmente diciamo si sta evolvendo sempre di più, perché la gente va alla ricerca proprio di diciamo un po' il perfezionamento sull'abbigliamento, mentre la grande industria parliamo di abiti diciamo confezionati, quindi in serie, e diciamo c'è la differenza, perché l'abito su misura praticamente è perfetto, perché è su misura, quindi la gente adesso sta un po' ritornando diciamo maggiormente quando sono le occasioni un po' più importanti a essere un po' più diversa, vuole esprimersi, essere diversa, essere, e quindi sceglie l'abito su misura, anche le ragazze. Quindi non sono solo le persone un po' più, diciamo, con i tagli un po' più forti che si rivolgono da noi, ma anche le ragazze, soprattutto le diciottenne, perché per quel giorno speciale per loro vogliono essere al top, quindi vogliono sentirsi un po' principesse, e quindi scelgono un abito su misura creato, diciamo, idealizzato secondo la persona e quindi secondo quello che vogliono loro rispecchiare in quel momento. E quindi noi lo disegniamo proprio su quello che sono le loro idee. Sì, in effetti hai iniziato ad anticipare la mia prossima domanda. Ti volevo chiedere chi si rivolge oggi alla sartoria, quindi mi hai detto dei diciottenni. E anche diciamo persone diciamo che hanno una ricorrenza importante, tipo chi matrimonio importante dei figli o altre ricorrenze molto importanti, quindi vogliono sempre un abito che intanto veste diciamo proprio alla perfezione, e poi soprattutto perché loro scelgono il tessuto che loro vogliono, il modello che loro vogliono, e quindi è un abito appunto personalizzato, e questo li rende diciamo un tocco in più. Ecco. Quindi taglio e cucito, e quindi contestualmente anche il ritorno di questa vecchia professione, figura professionale che è la sarta, sì, il sarto, sì, anche, sì, al maschile. Sì, anche perché noi realizziamo sia uomo, donna e anche bambino, e quindi diciamo secondo me la figura del sarto non è mai tramontata, perché diciamo è una figura che magari, come dicevo prima, diciamo, adesso si sta un po' rivalutando, perché sono tante le ragazze che vogliono affrontare questa attività. Sì, infatti ci sono varie richieste rispetto, c'è stato un periodo in cui è stato un po', diciamo, più tranquillo, tra virgolette, mentre adesso si sta ricercando un po'. A tal proposito, quindi sono diversi i giovani che vogliono, sì, lanciarsi anche in questa ragazzi, attività. Sì. Vogliamo dire
Sicuramente vogliamo ricordare loro che, come tutte le professioni, soprattutto tutte le arti, credo che questo sia appunto artigianato, necessitano di formazione. Come si diventa sarti? Si diventa, diciamo, sarti, intanto devi essere deciso e convinto, diciamo, delle tue idee, di quello che, diciamo, uno vuole realizzare, quelli che sono i propri obiettivi. Perché secondo me, se hai un obiettivo e sei, diciamo, convinto di quello che tu vuoi realizzare, alla fine i risultati ci sono. Quindi vai avanti per la tua strada. Per potersi realizzare, secondo me, appunto, devono essere, diciamo, motivati, quindi avere un po' di creatività e intraprendenza, non fermarsi mai alle piccole difficoltà, ma avere sempre in mente, diciamo, l'obiettivo da raggiungere. Quindi sicuramente la forza di volontà come Sì. solida motivazione, però poi credo che ci sia anche una formazione. Certo, è normale. Noi, diciamo, le ragazze che frequentano questo corso, noi gli insegniamo tutto ciò che riguarda la professione, iniziando proprio dalla base, quindi da se è una sartoriale, quindi già da come si prendono le misure, come devono disegnare un capo e poi tutti i vari, diciamo, passaggi che sono nella realizzazione del capo, quindi passaggi a macchina, a stirare, per poi finire la confezione del capo. Quindi noi, cioè, vengono seguiti di passo in passo tutti i vari passaggi proprio per realizzare, diciamo, in questa professione. Per riuscire. Quindi prima ti chiedevo chi era il cliente tipo della sartoria, ora ti chiedo chi è il ragazzo o la ragazza tipo che desidera apprendere questo tipo di formazione e quindi lanciarsi in questo mondo. Sono ragazzi che attualmente finiscono la scuola dell'obbligo e vogliono inserirsi, sì, vorrebbero già iniziare anche prima, però io dico no, finite la scuola dell'obbligo, perché altrimenti lavoro e studio, diciamo, due professioni contemporaneamente, alla fine io sono dal parere che diciamo, non si riesce a dare il massimo, per cui preferisco sempre che finiscono la scuola dell'obbligo e poi magari iniziano questo. Oppure ci sono persone che sono anche laureate e lo fanno come secondo lavoro e quindi lo frequentano il pomeriggio. Mattina, diciamo, studiano e il pomeriggio poi frequentano questi corsi qui. Bene, nello spirito del nostro programma, volendoci rivolgere ai giovani che ci Sì. ascoltano, cosa ti sentiresti di dire a dei ragazzi rispetto alla possibilità di questa professione, ma anche rispetto alla possibilità di lanciarsi nel mondo del lavoro seguendo, come hai fatto tu, una propria passione? Sì, appunto, anticipato, devono seguire la propria passione, cioè io direi loro che questo è un lavoro che ti può portare anche molto in alto e come non ti può portare da nessuna parte, nel senso che se voi siete, il concetto è sempre lo stesso, bisogna essere decisi e sicuri di quello che si vuole fare, se hai grinta, se hai voglia, se hai creatività, se ti vuoi mettere in gioco, allora bisogna rischiare e quindi vai avanti con le tue idee e credi in te stesso, questo mi sento di dire. Che sia questa professione o un'altra sia uguale, però l'importante è credere sempre in se stessi e non fermarsi. Prima di venire qui da te, siamo stati dal direttore della Caritas che ha speso due parole per questa iniziativa. E adesso vediamo un attimo questa clip. La scuola di moda è stata uno dei primi gesti concreti che la nostra diocesi ha dovuto finanziare. E questo perché ci sembrava interessante in quel particolare momento sostenere una opera del genere, nel senso che notavamo come alcune ragazze soprattutto abbandonavano il percorso scolastico, quindi l'obbligo scolastico, per rivolgersi a queste attività di artigianato locale che permettevano di recuperare anche una nobile tradizione. Per questo motivo la proposta che ci è stata fatta ci ha trovati subito consenzienti perché mentre si offriva opportunità di formazione alle ragazze, dall'altro lato si permetteva a chi abbandonava gli studi regolari di inserirsi ancora in un percorso formativo educativo, ma al tempo stesso caratterizzante e professionale per il loro futuro. Quindi, concretamente, come ti ha aiutato il progetto Policoro? Come ti è stata vicino alla Chiesa? Allora, il progetto Policoro mi ha aiutato tantissimo perché io avevo, diciamo, parlando con Don Mimmo Francavilla, che lui mi ha aiutato tantissimo, ha creduto in questo progetto e lui concretamente, diciamo, mi ha aiutato tramite un microcredito, che praticamente questo
progetto Policore rientra anche la Caritas e c'è anche la banca etica in cui loro con il microcredito si associano alla banca etica e quindi sono stata aiutata in questo senso, ho ricevuto un microcredito e con questo ho potuto comprarmi le macchine industriali, cioè materiale da lavoro per poter ampliare meglio la mia attività e quindi Potrei questo è stato avviare. l'aiuto concreto di cui qui oltre a questo c'è anche una grande organizzazione che fa parte di questo progetto, che loro si sono sempre vicini con la formazione, con tutto e quindi ti seguono di passo in passo per l'evoluzione del proprio progetto e della propria impresa. Una volta avviata, cioè anche dopo il microcredito, non ti lasciano mai da solo e ti affiancano, insomma. Ed è una grande organizzazione per A questo punto l'intervista è terminata. Di solito insieme con il protagonista della puntata ci facciamo un giro nell'azienda, visitiamo un po' i tuoi ambienti, se ci accompagni. Certo, molto volentieri. Ben ritrovati, siamo con Angela, stiamo parlando di taglio e cucito, di design, di alta moda. È il momento del tutorial. Angela, quali conoscenze vuoi trasmetterci? Allora, adesso vi farò vedere le varie fasi per la realizzazione di un capo. Ok, allora adesso vi voglio far vedere come noi realizziamo i capi dal disegno alla confezione. Naturalmente, i tempi sono ristretti, quindi sarà una cosa già un po' preparata e intanto vi facciamo vedere queste cose qua. Allora, la prima cosa, noi presentiamo, le ragazze presentano un prototipo dell'idea che loro hanno del sviluppare il loro capo, per cui o lo posizionano sul manichino e sviluppano la loro idea, oppure il modello lo possono riprendere tranquillamente su una rivista, questa qui è quello che vogliono loro, e si prepara il cartamodello. Il cartamodello viene disegnato sui dei modelli, questi qui, e poi vengono rintagliati e posizionati, fatto il piazzamento sul tessuto, che è questo qui. Quindi una volta che noi andiamo a piazzare bene questi modelli sul tessuto,
li andiamo a tagliare tutto intorno e poi passiamo alla fase successiva che è il confezionamento. Il confezionamento è questo qui, praticamente iniziamo ad unire i capi del tessuto, che è questo qui, una volta tagliato iniziamo ad unirli, tipo la spalla, i fianchi, ciò che rappresenta il modello. Dopodiché facciamo delle prove. Le prove vengono fatte o su manichino oppure sulla persona stessa, perché parliamo di un taglio sartoriale. Quindi una volta misurato il capo sul manichino, togliamo gli eventuali difetti se ci sono. Quindi diciamo, controlliamo bene il capo, se eventualmente ci sono dei difetti li andiamo a correggere. Una volta corretto il capo, che sia tutto perfetto, si passa alla fase successiva e quindi iniziamo a montare il capo. Quindi passiamo a macchina e iniziamo a cucirlo tutto intorno e passiamo alla confezione anche del capo. Confezione vuol dire montare il capo con diciamo attaccatura di maniche, il collo, se eventualmente c'è il collo, tasche, tutti i passaggi che ci sono per poter confezionare un capo. Dopo fatto questo, naturalmente in queste fasi abbiamo anche la fase della stiratura, per cui le ragazze imparano sia diciamo a stirare, a passare a macchina, e ci sono i vari livelli. Prima abbiamo le macchine base per le ragazze che si accingono i primi mesi, e poi dopo ci sono via via quelle più professionali. Per altri corsi, perché diciamo ci sono ragazze che poi diciamo frequentano, continuano, hanno esperienza e quindi diciamo usano altre macchine più professionali. Quindi dopo aver seguito tutte queste fasi per quanto riguarda il confezionamento dell'abito, quindi diciamo passare a macchina, stirare e completare con l'attaccatura che ci sono, quindi coli, tasche, eccetera. Dopodiché si stira il capo e basta, e poi il capo finito e viene confezionato e quindi consegnato. Naturalmente questo è diciamo, per quanto riguarda come anche questo capo è quello diciamo sartoriale e confezionato. Però poi naturalmente questo per quanto riguarda il taglio sartoriale, mentre per quanto riguarda poi il taglio industriale è diverso, cioè lì diciamo non dobbiamo fare delle prove su misura, ma bensì utilizzare delle taglie standard e quindi preparare il cartamodello, tagliarlo direttamente sul tessuto e direttamente passarlo a macchina. Anche qui però si fa una prova sui manichini, però utilizziamo i manichini quelli di confezione già predisposti singolarmente per taglia 42, 44 a seconda della taglia che noi stiamo confezionando. E anche lì diciamo bisogna valutare eventuali difetti se ci sono, quindi perfezionare prima la taglia e poi una volta perfezionata la taglia si passa al taglio del tappeto e al confezionamento diciamo del capo, perché poi non va più riprovato e quindi va completamente portato a termine. Rieccoci con Angela. Angela, complimenti. Grazie. E siamo alla fine, ai saluti e soprattutto ai ringraziamenti. Ti ringraziamo per averci accolto nella tua Grazie attività, per questa testimonianza. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Vabbè, vorrei rivolgermi appunto a voi giovani e incoraggiarvi dicendo di non scoraggiarvi di fronte alle difficoltà, come vi ho anticipato prima, ma soprattutto credere in voi stessi. È tutto qui, non dovete proprio diciamo fermarvi davanti a niente. Se siete convinti delle vostre idee, allora andate avanti. Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Ciao a tutti, io sono Anna e oggi sono qui per consigliarvi un libro. Il libro in questione è La scoperta della vita di Donato Di Donato. Innanzitutto lo scrittore è anche un avvocato che però si diverte a scrivere.
E questo suo divertimento in realtà è il divertimento un po' di tutti, perché questo libro gli è riuscito davvero bene. È abbastanza massiccio, come vedete, ed è rivolto ad un pubblico di adolescenti, ma anche ad un pubblico adulto che adora particolarmente il fantasy e la fantascienza. Innanzitutto la storia inizia parlando di due bambini che in una giornata cupa, in una giornata di pioggia, decidono di andare a trovare il nonno, e sotto una coperta, proprio da questo deriva il titolo, il nonno racconta loro una storia. In questa storia i protagonisti sono dei ragazzi, tutti differenti tra di loro, con un proprio carattere, con delle proprie aspettative, con delle proprie perplessità nei confronti della vita, che si sono riuniti all'interno di questo gruppo e sono tutti coetanei tranne uno. Questi ragazzi si troveranno assolutamente per caso all'interno di una nave a conoscere questo equipaggio e a dover condividere con loro giorno e notte perché non possono più tornare indietro. Moltissime saranno le avventure infinite dove saranno protagonisti questi ragazzi, dove dovranno cercare di salvarsi o salvare l'altro, e sarà veramente, ma veramente molto bello portare la lettura avanti. La questione è molto molto particolare rispetto a tutti quelli che vi ho fatto vedere fino ad ora, perché associa la passione per la lettura, per la scrittura, per gli aforismi, alla passione per la fotografia, quindi è rivolto anche a tutti coloro che magari amano la fotografia ma non leggono di solito. Non è molto complicato da leggere, anche perché non stiamo parlando di un vero e proprio racconto di narrativa, stiamo parlando semplicemente di aforismi che affrontano diversi campi della vita. Il libro in questione è questo qui, La vita è un viaggio, di Gennaro Matino. Vi faccio vedere all'interno delle fotografie bellissime, appunto ci sono argomenti che possono essere amore, che possono essere amicizia, condivisione, comunicazione, e cercano di dare un input a colui che la sta leggendo. Gli aforismi sono veramente tantissimi, io l'ho trovato davvero un bel libro da tenere sicuramente all'interno della libreria e magari da sfogliare a poco ogni volta.